Da una terra straordinaria nascono prodotti straordinari. È davvero il caso di spendere queste parole perché qui siamo nel cuore delle Langhe, alla Morra. È una zona dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità per il suo valore inestimabile nell'ambito dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte. È in questa patria del Barolo e di altri vini eccezionali che si svolge la storia dell'azienda agricola del Belvedere che oltretutto è anche la storia di tre generazioni. Fu infatti mio nonno Antonino a fondare il Belvedere nel 1921, cominciando a produrre, vinificare e invecchiare grandi vini e tramandando poi la sua esperienza a mio padre, Antonino Giorgio, e quindi a me. Prima della Seconda Guerra Mondiale, il commercio del vino avveniva a livello locale, sfuso o in amisale. Solo nei primi anni 60 si cominciò a guardare lontano e anche verso i mercati esteri. E oggi circa l'80% dei vini prodotti nei nostri 10 ettari di vigneti sono esportati all'estero. E con essi la memoria storica di una famiglia e di un territorio. Parlo di memoria storica non a caso, perché il nostro vino è un prodotto che non ha subito variazioni nel tempo. Barolo, Dolcetto, Barbera, Chardonnay nascono secondo lo stile classico. Questo non vuol dire fermarsi, anzi, il lavoro nelle nostre vigne è automatizzato perché lo vogliamo sicuro e certificato. E tra i progetti ai quali stiamo lavorando c'è anche l'acquisto di nuovi vigneti. Sempre nel territorio della Morra, perché è la zona che ci ha visto nascere e crescere e nel quale crediamo con tutte le nostre forze.